Capita spesso in natura che gli animali si attacchino tra di loro. I motivi possono essere vari, dalla protezione del territorio e del branco alla fame, oppure semplicemente per curiosità o voglia di litigare. Ma cosa succede quando un animale selvatico sceglie il nemico sbagliato? A volte il risultato della lotta è davvero esilarante, come in questi casi. Questo orso stava inseguendo una puzzola, ma non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi che lei si è difesa nel modo peggiore possibile. Oh, the bear just got sprayed and ran away. Oh, it's so funny. Questa papera ha pensato che un gorilla fosse il nemico ideale per lei. Incredibile ma vero, non si sbagliava. Questo coccodrillo deve aver pensato di aver trovato le prede ideali, ma si sbagliava di grosso. Questa pecora, invece, deve aver detto qualcosa di molto offensivo al cavallo, il quale per tutta risposta gli ha dato un calcio in testa. Questo cagnolone curioso, invece, ha finito con l'essere inseguito per tutto il garage da una puzzola. Il cavallo cercava di mangiare qualcosa anche lui, ma le pecore avevano monopolizzato la ciotola. Alla fine, per farsi valere, gli ha dato uno spintone sul muso. Oh no! Ken Fushi! Questo cavallo era stufo del cane che gli girava intorno abbaiando. Gli è bastato un calcetto alla fine per rimetterlo al suo posto. Questa mucca proprio non voleva giocare con il cane. Alla fine glielo ha dovuto dire con un calcio. She's gonna kick you, you better watch it. Collie, no! Come on, collie! Questo emu sa come farsi valere. Questa capretta e questo emu, invece, sembrano litigare come fratelli. Quando questi due cani hanno provato ad attaccare le pecore, non potevano sapere che a proteggerle c'era questo tenero asinello, che ha preso molto sul serio il suo ruolo di guardiano del gregge. E anche questa volta, questo asino non permette che venga fatto niente alle sue amiche pecore. Tra questo canguro e questo emu è scoppiata una vera e propria rissa. Punch him, Kanga, you can do it. Punch him, punch him. Lui invece ce l'aveva proprio con il canguro. Questi due koala hanno iniziato a litigare. Il risultato è davvero buffo. Anche tra loro due non corre buon sangue. Questo gruppo di lontre ha provato ad attaccare un orango, ma lui si è difeso con una canna. Questo orango invece è stanco dei dispetti del suo vicino gibbone. Il cane e la marmotta litigano. Incredibile ma vero, alla fine è la marmotta a vincere. Questo branco di facoceri ha provato ad attaccare le zebre. Inutile dire che non avevano fatto bene i conti.
Si sa che le zebre sono prede naturali dei leoni, eppure questa zebra è riuscita a mettere al tappeto la leonessa con un solo potentissimo calcio. Questo gatto aveva deciso di saltare in sella al cavallo, ma lui l'ha rimesso al suo posto con un calcio. All'inizio il toro scaccia il cane in maniera quasi annoiata, ma poi porta la legittima difesa ad un livello superiore. I cani sono davvero i migliori amici dell'uomo e quando un orso polare ha provato ad avvicinarsi all'accampamento dei ricercatori, il loro husky si è rivelato davvero il compagno ideale per la spedizione, difendendo la sua base e i suoi amici a due zampe con coraggio. Questo serpente aveva attaccato una cucciolata di coniglietti, ma non aveva ancora fatto i conti con la loro coraggiosa mamma. Questo serpente invece si era intrufolato in un cortile. Non sapeva che lì abitava un pitbull pronto a tutto per difendere il suo territorio e la sua famiglia. I gatti di solito inseguono i topi. Lui invece non ha problemi ad inseguire e cacciare un orso bruno. Contro ogni aspettativa, quest'oca non ha avuto problemi a scacciare via non una, ma ben due tigri. Questo procione non si fa problemi a rubare il cibo direttamente dalla ciotola dei gatti. E i tre non è che oppongano molta resistenza, in realtà. Quest'oca pensava che un cucciolo di elefante fosse l'avversario ideale. Ovviamente no, ma almeno sembra che si siano divertiti. Certo, in natura c'è una rigida catena alimentare ed alcuni scontri tra preda e predatore sono completamente naturali. Il problema è quando un animale più piccolo decide di attaccare o indispettirne uno decisamente più grande e forte di lui. Per fortuna la maggior parte di queste lotte non fanno feriti. Voi che cosa ne pensate? Avete mai visto buffi combattimenti tra animali? Fatecelo sapere nei commenti! Non dimenticatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e cliccate sul video sullo schermo per altri incredibili video come questo. Alla prossima!